CIA l'ha trasformato in un terrario. Sul serio? Skarsgård? Merda. Ho combattuto a Baghdad e Caracas con quel bastardo. Non si è mai arreso. Doveva finire il servizio sulle sue gambe. Tutti dovevano. Zaidi, le CIA faceva su di noi. Lo sapevi? No, non lo sapevo, giuro. Ma gli Outrider erano i pazienti zero. È comprensibile che vi abbiano studiati per salvare gli altri. Uccidendo la metà di noi durante... Stronzate. Allora cosa hai trovato? Nessun altro si è salvato. Mi dispiace, Outrider. Ma già che esista qualcuno che ce l'abbia fatta e che i Cryopod siano rimasti in funzione tutti questi anni, nonostante tutto, può considerarsi una grande fortuna. Beh, non so. Staremo a vedere. Finché vivrai, gli Outrider vivranno con te. Datelo. Questi poteri, quello che posso fare, niente ha un cazzo di senso. C'è qualcuno che ha mai provato a studiare una mutazione? Come? Perché? Non ci sono tutte queste opportunità di studio, ma la tua offerta sarebbe un... Non è un'offerta. C'è una persona, conosciuta per l'analisi dei casi misteriosi come il tuo, ma... a modi rudi. È una mutazione ed è famoso per i suoi esperimenti un po' estremi. Viene chiamato... l'alchimista. Entrambe le fazioni lo evitano, ma... ha un laboratorio proprio nelle viscere di queste montagne. Se vuoi andare a cercarlo, fa attenzione. Ma, ovviamente, sarei molto curioso di sapere che cosa trovi. D'accordo. Dove devo andare?
E io che pensavo che le trincee fossero fredde. Non so come facciano i soldati a resistere qua fuori. Sembra che operasse in un bunker segreto da qualche parte vicino alla torre radio occupata. È lì. Controllerò la zona. Forse stanno aspettando. E se ce ne fossero altri? Ma ti vuoi calmare? Li sento che ci guardano. Sembrerebbe il bunker segreto di cui parlava Zaidi. L'alchimista deve essere vicino. Usare prigionieri di guerra come cavie non mi sorprende. Ehi, Zaidi, che altro puoi dirmi su questo alchimista? Un paio d'anni fa ho trovato alcuni rapporti insabbiati. Sembra che il presidente Nyberg finanziasse gli esperimenti dell'alchimista. Speravano di poter creare un'arma da usare contro i ribelli. Ma qualunque cosa abbia prodotto ha spaventato le CIA. I rapporti sono stati insabbiati, i dettagli segretati.
L'alchimista ha passato anni a sperimentare con l'anomalia. Catturava i soldati, li inchiodava a croci, li lasciava nella tempesta per fotterli con l'anomalia. Per cercare di renderli mutazioni? Per trarli in armi? No. Alla fine credo stesse cercando di capire come invertire il processo, come tornare umano. Venirmi a tirare fuori dal buio e ridurre la mia anima a una pedina, come se dovessi venerarti. Hai fatto sperimentazioni su di me come una cavia, e adesso vorresti gettarmi di nuovo nell'oscurità.
No! Sarai tu a essere pienamente avvolto da lei, assieme a chi mi lanta di essere una divinità! Zaidi, ho trovato l'alchimista. È morto, impalato con una trave e bruciato. Oppure nell'ordine inverso. L'hanno ucciso i ribelli? No, una delle sue cavie. Il soggetto 6. Pare che sia sopravvissuto agli esperimenti dell'alchimista. E che non ne fosse entusiasta. Mio Dio, torna pure, Outrider. L'alchimista? Che cosa hai trovato? Zero risposte. Solo un altro psicopatico che ha pagato care le proprie domande. Questo è un risvolto inaspettatamente positivo. Una direzione per il segnale. Non sono mai... Hai idea di cosa abbia fatto August in quel tempio? No, ci sto ancora lavorando. Ma anche se ne avessi una, non ci sarebbe modo di replicare. Ehi, non guardare me. Io non c'entro. Non è affatto vero. Assomiglia ad August più di chiunque altro tra di noi. I tuoi poteri potrebbero manifestarsi in modi più violenti, ma sembra che tu riesca a... controllare l'anomalia. Pensi che io potrei... azionare quel grosso obelisco come August? Hm? Beh, no, ma... non so cosa ha fatto Bailey, ma sembra danneggiato. Che io sappia, dovrebbero esserci altri obelischi là fuori, tra le... rovine. Potresti cercarli? Ci provo. Ma non assicuro nulla. Se trovi un altro obelisco, fammelo sapere. Sembra che siano la chiave di tutto.
Almeno quando troverai l'obelisco scopriremo come i tuoi poteri interagiranno con esso. Dai per scontato che ci sia interazione. Beh, qualcuno deve pur essere ottimista.
C'è un obelisco, ma i guerrieri di Kang l'hanno occupato. Non mi sembra giusto. Credo abbiano capito il messaggio. Ora proverò a soddisfare la curiosità di Zaidi.
Cosa è successo? Si è attivato e mi ha folgorato. Ah, allora c'è stata una reazione. Sì, ma non di quelle buone. Devi cercarne un'altra e vedere se riesci a generare un'altra reazione. Mi sembra proprio una pessima idea. Ti prego, Outrider, è per la scienza. Outrider, hai avuto successo nella ricerca dell'obelisco?
un altro obelisco laggiù. Vedi se ottieni una reazione diversa rispetto al primo. Dopo che avrò ripulito questa infestazione. Infestazione ripulita. Vediamo se questa pietra fa qualcosa. Ehi, ehi, ehi. Zaidi è uno di quei giganti. Non so se l'ho svegliato dal suo sonnellino o se il lampo d'energia l'ha in qualche modo attirato qui. Incredibile. Naturalmente deve esserci un qualche legame tra l'anomalia e la fauna di Enoch. Deve trovarsi dentro tutti gli esseri. Puoi cercare un'altra pietra? Cosa? E richiamare il fratello del bestione? Doc, comincio seriamente a pentirmi di aver accettato questa serie di esperimenti. Ti prego, è l'ultima, promesso. È per... per la scienza. Sì, sì, lo so.
Grazie per il tuo aiuto, Outrider. Senza una mutazione disponibile come te, non potrei mai comprendere l'anomalia. Imparare a controllarla è l'unico modo per garantire un futuro su Enoch. Ti accontenti di controllare l'anomalia, eh? Capisco il tuo cinismo, ma ho visto mutazioni fare cose incredibili. Curare i feriti e i malati, separare l'idrogeno dall'ossigeno per creare acqua dal nulla. Immagina il bene che si potrebbe fare se le mutazioni non fossero invischiate in questa guerra. Tutto magnifico, Doc, ma la maggior parte delle mutazioni vuole solo spaccar teste e far saltare in aria cose. Thank you.
Avvagliatevi! Beh, è stato strano. E a vedere cosa ne pensa Zaidi. Ne ho abbastanza degli obelischi. Che dici, lo spettacolo ti ha chiarito le idee? Non sono sicuro. In base a quanto visto, l'idea è che l'anomalia abbia origine dalle viscere di Enoch. Mm-hmm. Questi obelischi saranno una specie di catalizzatori. Catturano energia. O la rilasciano. Ma non so come. Se solo mio padre fosse stato qui, lui avrebbe avuto una risposta. Ti auguri che i nativi vengano da questo luogo. Ma cos'è successo agli altri? Che l'anomalia li abbia portati a estinguersi? O forse sono migrati in qualche luogo lontano? Nonostante tutto quello che ho visto, ho ancora più domande che risposte. Non è giusto. Padre avrebbe risolto questo mistero, sono sicuro.
lieta che il dottor Zaidi sia di nuovo con noi. È proprio un bravo uomo. Non ne ho conosciuti molti.